Ho le verifiche. Cominciamo. Gabriele, è inutile che tu rida. Due. Eric? Non ci siamo. 3. Davide. Va meglio, eh? 4. Manda. Manda, fortuna che ci sei tu. 10, Manda. Ho fatto solo il mio dovere, prof. Ecco, bravo. Angelica. Elena. Ma mi dite come fa? Ah, non chiederlo a me. Facciamo 3 allenamenti di pallavolo a settimana. Poi vieni 2 giorni al Peri con me per studiare pianoforte. Sabato hai scout, tutto il pomeriggio. Ma quando trova il tempo per studiare? Comunque qua c'è qualcosa che non va. Non può prendere voti così alti e studiare così poco. Ma avete notato che tutti i giorni all'intervallo trovo una scusa per allontanarsi? È vero, ieri ho detto alla prof che aveva mal di testa. Oh, guarda, eccolo che va! Ragazzi, seguiamola.
adesso? E adesso aspettiamo. Oh, ma quanto ci mette? Bisogna entrare. Ah, non guardate me. Ci penso io. Ragazzi, non c'è nessuno. Ma dov'è? Non può essere uscita, siamo rimasti davanti alla porta tutto il tempo. Che strano. Quindi, cosa si fa? Vuoi vedere che... Ragazzi, tutti dentro. Ciao Matti, sei ancora qui? Hai dimenticato qualcosa? Matti? E voi chi siete? Vi manda la Matti? E... Benvenuti alla... Società Segreta Studenti. Che cosa volete? Un kit standard? Ecco qua un auricolare invisibile. Poi abbiamo un tablet sottilissimo. Poi abbiamo anche un robottino che vi suggerirà tutte le risposte durante il compito. E abbiamo una penna che assomiglia a una penna, ma in caso di estrema necessità cancella tutti i ricordi. Allora, quanti ve ne servono? Eh no, così è troppo facile. Io lo vado a dire alla preside. Perché mi guardate così? Solito realista. Gabriele. Arianna, 10. Chiara.
gara. 10. Matilde. 10. Maddalena. 9 e mezzo. Angelica. 10. Elena. 10. Una verifica indubbiamente perfetta. Non è che abbiate usato dei metodi illeciti? No! L'allarme, prof. Avanti! E abbiamo una penna che assomiglia a una penna, ma in caso di estrema necessità cancella tutti i ricordi, cancella tutti i ricordi, cancella tutti i ricordi. Grazie. Prego. Bene ragazzi, dove eravamo arrivati? Finalmente libero.